Eccoci ritornati all'appuntamento del mattino di Cusano Italia TV, mattina con noi, siamo ritornati per commentare i fatti che ci vedono protagonisti, quindi l'attualità, e quest'oggi raccontiamo la situazione delle coppie italiane. Il lockdown sembrava essere la tempesta perfetta per le coppie in crisi e invece stare insieme 24 ore su 24 pare abbia fatto bene all'amore, almeno nel bel paese. Se la convivenza forzata ha fatto esplodere le coppie di mezzo mondo, lo stesso non può dirsi per il nostro paese, leggermente in controtendenza rispetto agli altri, almeno stando agli studi e ai dati forniti dalla sezione famiglia del Tribunale di Roma ed elaborati dall'Associazione Diritto e Psicologia della Famiglia. Nell'anno nero della pandemia si è inaspettatamente registrata una diminuzione del 15% del numero delle separazioni rispetto all'anno precedente. Di contro si è rivelato un aumento di separazioni consensuali più 2% che hanno rappresentato il 76% delle totali. Noi ne parliamo con il nostro ospite che è un avvocato e che sa bene di che cosa parliamo in tema di separazioni. È Marco Meliti ed è in diretta con noi. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. La situazione della pandemica, il lockdown ha aiutato in qualche modo le coppie in crisi a decidere con maggiore razionalità. Non che non si siano separati, ma la stragrande maggioranza di loro ha deciso con una consapevolezza diversa, avvocato Meliti. Chissà, forse la strizza della pandemia, la paura di spendere soldi è stata positiva in questo senso per loro. Si dice che la paura rende fratelli, no? Sicuramente in realtà ci sono vari motivi che spiegano questa diminuzione del numero delle separazioni e dei divorzi nell'anno del 2020, che insomma, è l'anno che è esplosa questa famigerata pandemia. Uno di questi sicuramente è quello che aveva sottolineato anche la stessa Presidente del Tribunale, dottoressa Jensi, che ha detto: abbiamo vissuto marzo e aprile di l'altro anno, sono stati due mesi in cui siamo stati un po' tutti congelati, per cui anche sotto questo profilo si è stati un po' fermi, ma il vero motivo sicuramente non è certo perché si sono riscoperti subiti amori, quanto piuttosto perché la crisi economica che seguì da questa grave pandemia ha inciso moltissimo nelle decisioni delle coppie in crisi, perché molte coppie di fronte alla prospettiva di anni di crisi o della paura di perdere il lavoro hanno preferito, soprattutto quelle a basso reddito, non affrontare il percorso della separazione, che oltre al costo umano comporta anche un costo economico importante, perché si impoveriscono le finanze familiari dovute alla duplicazione dei costi. Pensiamo ad esempio a quello della necessità di dover mantenere due case. Sì, diverse. Infatti, avvocato, il problema rispetto alla lettura del fenomeno secondo me sembra essere proprio economico. Se in una situazione pandemica dove non sappiamo come andranno le cose e dove viviamo in preda a tantissimi dubbi economici, la possibilità di separarsi comporta un'ulteriore spesa, ed è così perché la stragrande maggioranza delle coppie che decidono di vivere separatamente devono avere due appartamenti diversi, gestire quindi due case diverse, spendere di più. Il fattore spesa evidentemente ha contribuito a modificare gli equilibri, proprio come accadeva una volta, avvocato Meliti. Quante famiglie delle vecchie generazioni non si sono separate per un fattore economico, per un motivo puramente economico? Sì, lì era legato molto al fatto che la donna non aveva una propria indipendenza economica in passato e quindi molte volte era costretta a rimanere in un rapporto che magari non considerava più valido. Oggi diciamo c'è proprio un timore, un'incertezza, una mancanza di fiducia per quello che è il futuro, perché davanti a noi abbiamo un buco nero che è dovuto a questa grave crisi economica, e quindi molte coppie sono veramente spaventate all'idea di intraprendere un percorso che chiaramente ha delle caratteristiche di rischio importanti davanti.
Sì, peraltro, Avvocato Meliti è anche una fase, è anche un momento destinato ad evolvere, cioè stiamo ancora attraversando la pandemia, una volta che saremo tutti vaccinati riprenderemo la vita di sempre e riprenderà anche l'economia, potrebbe essere che i dati sulle separazioni siano dati che riguardano soltanto questa fase e questo periodo, poi magari nel tempo sono destinati a cambiare nuovamente. Assolutamente sì, già in queste ultime settimane il Tribunale di Roma ha registrato un'impennata del numero delle separazioni, quindi vuol dire che il protrarsi di questa pandemia anzi ha acuito i contrasti di coppia, perché stando dentro casa per così tanto tempo l'impossibilità di avere rapporti e socialità sta aumentando sempre più i conflitti, quindi oggi è diventato intollerabile, quindi crisi o non crisi la gente probabilmente non ce la fa più e quindi si è registrato questo aumento. Si registrerà nel 2020 anche un aumento delle richieste di modifica delle separazioni e di divorzio, soprattutto in tema di mantenimento, cioè verranno richieste a mio avviso molte diminuzioni degli assegni di mantenimento e di divorzio proprio in virtù del fatto che magari i redditi dell'obbligato sono diminuiti a causa della crisi economica. E quindi nel 2020 ci sono stati 831 divorzi giudiziali contro i 929 dell'anno precedente, scendono a 1943 le separazioni consensuali, 556 in meno rispetto al 2019. In calo anche i divorzi congiunti che passano da 1955 a 1293, in crescita solo i numeri di chi si dice addio avvalendosi della negoziazione assistita, 832 divorzi e 1161 separazioni. L'anno precedente i matrimoni finiti con una stretta di mano erano stati 825, 1092 le separazioni. Sono numeri completamente diversi. Senta, avvocato, quanto costa separarsi? Questa è una domanda difficile da rispondere perché dipende molto dall'economia anche delle persone, quindi non sempre diciamo, il prezzo della separazione è diciamo, indifferente dalla materia economica che andiamo a discutere, quindi dalle capacità finanziarie delle parti coinvolte. Quindi oggi si trovano separazioni e, diciamo, su internet e sul web è possibile trovare forme di patrocinio a tutti i prezzi, ecco, poi dopo spesso le conseguenze magari qualche volta le vediamo nel lungo periodo, però insomma, voglio dire, è veramente difficile dare una quantificazione anche perché molte volte ci sono degli aspetti che accompagnano la separazione che sono complessi, cioè il trasferimento di beni o altre questioni che magari sono legate al diritto successorio che si interseca col diritto di famiglia, quindi ecco, dipende moltissimo da che tipo di materia andiamo Beh, avvocato, possiamo dire alla luce di questi dati che il Covid, la pandemia, ha ridefinito le priorità e quella della separazione non è più un'emergenza nelle coppie, nelle famiglie. Ci sono altri problemi legati alla stabilità del lavoro, all'organizzazione del lavoro. Separarsi, anche se è un problema, non è più prioritario. Magari le persone in questo modo hanno imparato anche a dare una priorità diversa alle loro esigenze, cioè anche se magari in casa ci sono delle conflittualità, magari si tende a sopportare in una situazione del genere e dare importanza a questioni più rilevanti, insomma. Sì, diciamo che molte volte è un po' una forzatura legata proprio all'impossibilità dell'incapacità economica di supportare diciamo, il crollo delle finanze familiari legate a una separazione. Questo però è pure un rovescio della medaglia perché molte situazioni di violenza domestica, confinate in casa, rischiano di non riuscire ad emergere e venire allo scoperto perché si sta registrando anche un incremento un pochettino di quelle che sono le situazioni di estremo conflitto in casa che poi sfociano in veri e propri episodi di violenza domestica. E questo è un dato che sicuramente preoccupa qui tutti gli operatori. Ah, sicuramente. Poi chissà quante altre coppie, insomma, in questo periodo hanno messo al centro delle loro vite le relazioni, quindi l'importanza di un'affettività stabile. Secondo me ci siamo tutti un po' catapultati nel lavoro, Avvocato Meliti, e anche per questo l'ordine e l'importanza, ecco, del rapporto di coppia non è più prioritario. Insomma, la pandemia ha cambiato tanti equilibri. Il
del Covid a marzo scorso paralizzò il paese. Non si sapeva a che cosa stavamo andando incontro. C'era una profonda incertezza. Nelle ultime settimane stiamo registrando una nuova impennata di iscrizioni di separazioni e divorzi, circa 300 ogni 2 settimane, ma c'è una maggiore tendenza alla separazione consensuale, comunque a trovare un accordo. I numeri potrebbero essere più alti con l'arrivo del nuovo anno. C'è da dire che i coniugi dovranno fare i conti con la crisi finanziaria, come abbiamo detto, che ha investito il paese. I giudizi che trattiamo sono sempre intrisi di emotività. La realtà è che separarsi è un lusso. E bisogna poterselo permettere. Troppe volte vediamo donne disperate perché gli ex non ottemperano agli obblighi di mantenimento. Facciamo il possibile noi giudici per tutelare le famiglie in questo senso. Avvocato Meliti, il rovescio della medaglia di una separazione in una situazione come quella che attraversiamo potrebbe essere che il coniuge appunto non mantiene la famiglia, quindi magari ci si separa, si ottiene la possibilità di andare via da casa, ma per motivi economici il mantenimento non arriva. Diciamo che in alcuni casi può essere strumentale, si cavalca la crisi per giustificare i propri inadempimenti, in altri casi purtroppo invece la crisi è reale, il problema è reale, quindi magari la perdita del lavoro, la cassa integrazione in famiglie magari a basso reddito non permettono più di far fronte con regolarità all'assegno di mantenimento perché saltano completamente i parametri che erano stati presi in esame al momento in cui si era stabilito la misura dell'assegno di mantenimento e proprio per questo, come dicevo prima, probabilmente assisteremo anche a un aumento delle modifiche di richieste sulla misura del mantenimento, proprio perché molte persone, non godendo più dei redditi che avevano prima, non sono in grado di far fronte al mantenimento per intero. Moltissimi invece, come dicevo, cavalcano l'onda della crisi per giustificare strumentalmente una diminuzione dell'assegno. Senta, avvocato, questa è una tendenza che riguarda l'Italia, cioè il nostro paese oggi registra un calo delle separazioni, e invece quelli che si separano lo fanno consensualmente. All'estero la situazione non è la stessa. Stiamo andando in controtendenza. Come possiamo leggere questo dato, questo fenomeno che ci rende diversi rispetto agli altri paesi? Ma sicuramente perché la crisi economica in molti paesi dell'Europa è stata gestita in maniera diversa. Gli aiuti sono effettivamente arrivati, gli aiuti sono stati di misura molto ben più rilevante, quindi c'è stato il problema di trovarsi magari anche loro con, diciamo, dei confinati spazi ridotti per molto più tempo e questo può aver acuito le crisi di coppia che già erano in atto. Però sicuramente in quei paesi la gestione delle risorse, degli aiuti dal punto di vista economico è stata più puntuale, è arrivata in tempo e soprattutto è stata di misura ben superiore a quella che è stata fornita a molti settori economici del nostro paese, insomma, in mezzo a tutti i lavoratori autonomi, obiettivamente, che vivono quindi del proprio lavoro, che se la mattina si svegliano, vanno a lavorare e guadagnano. Quando si ferma il ciclo produttivo, il ristoratore o piuttosto chi vive nel turismo o chi organizza i matrimoni, parlare di matrimoni diventa difficile poi dover portare a casa quello che si faceva prima. Negli altri paesi effettivamente l'Europa è stata molto più attenta, in altri paesi europei, intervenire dal punto di vista economico dando aiuti concreti e soprattutto rapidi. C'era anche l'altra possibilità del divorzio breve, cioè un metodo di separazione un po' più veloce, avvocato Meliti, mi sembra anche più economico, ma non se ne parla, insomma, non è tra le priorità delle coppie in analisi in questo caso. Ma guardi, in realtà il divorzio breve diciamo, è inteso come la diminuzione del tempo che passa tra la separazione e il divorzio rispetto a quello che avveniva prima, che è stato ridotto a 6 mesi in caso si provenga da una separazione consensuale, di un anno dalla sentenza di separazione giudiziale. Altre forme di divorzio sono quelle di presentarsi magari direttamente al comune, ma sono riservate solamente a coppie che non hanno figli o che non hanno determinati problemi economici o comunque non devono fare divisione dal punto di vista patrimoniale. Quello che veramente agevolerebbe sarebbero i patti prematrimoniali che sicuramente eviterebbero, no, di
trovarsi a gestire la fine del matrimonio nel momento in cui le tensioni sono alte, invece se fatto prima potrebbe essere, diciamo, facilmente gestita la fine del matrimonio. Un'altra cosa che molti operatori rilevano è la necessità di evitare separazione e divorzio e quindi andare direttamente al divorzio come avviene in moltissimi altri paesi, quindi con questa fase doppia duplicazione di giudizi, di costi e di tensioni familiari che si protraggono nel tempo. E sicuramente poi ci sono anche tanti correttivi che andrebbero migliorati nel nostro tribunale, come ad esempio fra il deposito della separazione giudiziale, quindi quando non c'è accordo, e la prima udienza in cui il tribunale prende i provvedimenti temporanei urgenti, passa troppo tempo, passano 6 mesi, e quello è anche un rischio perché a volte quelle conflittualità interne alla coppia Non rischiano di. è infatti di secondaria importanza il fattore tempo, avvocato Meliti. Abbiamo detto che i tempi dei tribunali italiani sono quelli che sono, quindi anche in fase di separazione bisogna aspettare. Alcune coppie preferiscono evitare percorsi legali o comunque intraprendere viaggi molto lunghi anche per questo motivo, insomma, aspettare tanto tempo per separarsi, nel frattempo magari invecchiare, si preferisce individuare altre soluzioni, accorciare i tempi, appunto ovviare alle lunghe attese che i tribunali italiani impongono, ecco. Ma lo strumento principe dovrebbe essere il ricorso alla negoziazione assistita, cioè laddove si trova un accordo, è una procedura che permette attraverso l'assistenza dei rispettivi legali di fare un accordo che viene poi depositato in tribunale, non c'è neanche bisogno per le parti di comparire in udienza e nel giro di 20 giorni la procedura è completata. Questo naturalmente è riservato ai casi di divorzio o divorzio congiunto, di separazione consensuale. Lì dove non c'è un accordo e purtroppo deve intervenire il giudice, tutta questa procedura, che è sicuramente una procedura che riduce i tempi e anche i costi, non è praticabile. Il divorzio e le separazioni ne parliamo questa mattina con noi, visto che se ne sta parlando negli ultimi giorni e si sta parlando della riduzione considerevole dall'inizio della pandemia. Abbiamo detto che forse le famiglie italiane stanno temendo moltissimo la crisi e quindi hanno anteposto altre problematiche a quelle della separazione. La separazione oggi sembra sia diventata un lusso, come una volta, un po' per i costi, un po' per i tempi, le famiglie preferiscono evitare e individuare magari altre soluzioni o, come abbiamo accennato prima, preferiscono anche separarsi consensualmente. Abbiamo detto che la situazione italiana è diversa da quella degli altri paesi. La situazione interna all'Italia, invece, avvocato Meliti, qual è? Nord, sud e centro? Sappiamo che il nostro paese viaggia a velocità completamente diverse. Ci sono dati diversi o i dati che abbiamo letto riguardano il nostro paese tutto da nord a sud? No, qui i dati che abbiamo letto riguardano il Tribunale di Roma, che pur essendo il più grande tribunale d'Italia, sicuramente sono dei dati molto indicativi sulla flessione del numero delle separazioni nel 2020, è sicuramente un dato che può essere esteso, diciamo, su base nazionale, mentre esistono dati diversi dal punto di vista del numero delle separazioni nord, sud, centro. Con, per esempio, le giudiziali, magari maggiormente al nord ci si separa di più per certi versi, perché il tessuto economico è sicuramente di più elevato, e quindi quello che dicevamo, appunto, la separazione è un lusso che magari ci si può permettere con un pochino più di facilità rispetto a paesi del sud, dove la situazione economica è sicuramente più disagiata. Beh, non è secondaria la condizione femminile nelle famiglie. Dicevamo che ci sono però anche i casi dove non ci si può separare ed è aumentata la violenza domestica, quindi anche questo è un dato che preoccupa. E rispetto all'occupazione femminile, nei nuclei familiari dove a lavorare sono in due, ci sono possibilità diverse. C'è anche la possibilità di separarsi. Con la crisi, le donne sono costrette a farne le spese ulteriormente rispetto agli uomini ed è un ruolo non più di secondaria importanza, avvocato. Se la donna lavora, l'equilibrio in casa è diverso. Credo che le donne, insomma, dall'inizio della pandemia abbiano sofferto un po' di più rispetto agli uomini e tutto questo ha delle conseguenze anche in tema di separazioni e divorzi. Ma voglio dire, sono tanti anni che sentiamo parlare di politiche di welfare a sostegno
della possibilità per le donne di coniugare il lavoro con la cura della famiglia, poi in realtà queste politiche spesso sono state, fino almeno fino adesso, abbastanza evanescenti. Un dato ce lo dice più di tutto, siamo andati anche indietro rispetto già al fatto che i ruoli apicali nel nostro paese erano intorno al 3%. E il ruolo di amministratore delegato, per esempio, in un'azienda, oggi siamo scivolati intorno al 2%, quindi invece di andare avanti, stiamo purtroppo tornando indietro. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che finché non si continua a parlare di che anche la donna si deve rendere autonoma, e questo le sentenze di divorzio sembrano volerci indicare con forza, però poi dal punto di vista economico non si permette alla donna di avere quel sostegno, quegli aiuti paralleli che permettano effettivamente alla donna di dedicarsi al lavoro senza dover necessariamente trascurare la crescita dei propri figli. Quindi figli li vogliamo, quello perché non possiamo che delegare alla sola donna la crescita dei nostri figli senza alcun aiuto. Penso io, per esempio, in molti paesi del nord, agli asili aziendali, dove magari la donna ha la possibilità di andare al lavoro portandosi il figlio e avercelo lì al pian terreno di dove lavora, semplifica molte, molte situazioni. E poi naturalmente va anche ridisegnato un pochettino i ruoli tra uomo e donna, perché sicuramente la crisi che stiamo vivendo è una crisi di rapporti di affettività anche tra uomo e donna. L'uomo fatica sempre di più a sopportare nel privato la costante emancipazione della donna, e quindi se è vero che nelle cariche pubbliche mantiene, nella sfera pubblica mantiene una predominanza, avendo tutti i ruoli, rivestendo i ruoli apicali, è proprio nell'interno della famiglia che perde ogni giorno di più potere. È vero, avvocato, chissà se le cose cambieranno veramente quando finirà la pandemia rispetto al tema femminile e alle reali opportunità che le donne riescono ad avere oggi. La situazione attuale è una situazione molto simile a quella che conoscevamo già, quindi non ci sono modifiche, novità sostanziali, ma di fatto noi aspettiamo da tempo un cambiamento che vede le donne un po' più al centro. In tema di separazioni e divorzi, avvocato, quando ci si separa, chi è che dimostra maggiore insofferenza? Cioè, chi è che fa il primo passo? Lei o lui? Chi è che decide? Io non voglio più stare con te, è lei o lui a decidere? Difficile generalizzare, però dobbiamo dire che nel momento della separazione in genere le donne sono decisamente, cioè quando prendono una decisione difficilmente la cambiano, quindi spesso è la donna in sede di separazione a fare il primo passo, mentre in divorzio è più di solito l'uomo a muoversi prima, perché mentre fatica l'uomo all'inizio ad accettare l'idea di disgregare molte volte la famiglia, poi una volta che si è giunti alla separazione è l'uomo che spesso riforma molto più velocemente un altro nucleo familiare, quindi magari chiede il divorzio per potersi anche risposare. Comunque c'è da dire che quando le cose non funzionano forse ci si vuole separare in due, perché trascinare un rapporto che non ha più ragion d'essere per tanto tempo? La sofferenza in quel caso riguarda sia le donne che gli uomini che i figli, se ci sono. Voglio dire, se una relazione è arrivata alla fine, al capolinea, la sofferenza forse è estesa in tutta la famiglia e poi viene allargata anche agli avvocati, vista la litigiosità dopo la rottura in un rapporto, avvocato Meliti, si soffre insieme, dico. Sicuramente sì, però diciamo che noi maschietti siamo un pochino più pigri, tendiamo ad adattarci piuttosto che affrontare molte volte le conseguenze di determinate crisi, tendiamo anche a sopravvivere all'interno della casa da separati di fatto in maniera più facile di quello che invece le donne sono molto più nette in questo, sono molto più, non dico etiche, ma insomma sicuramente sono per una linea, per tracciare una linea netta nelle cose. È chiaro che poi la gestione invece della separazione dipende anche molto sicuramente dall'approccio che hanno gli avvocati. Nel diritto di famiglia sono richieste doti anche di psicologia, insomma, bisogna saper affrontare, sapere che trattiamo una materia molto delicata e che se aggiungiamo livore alle tensioni già presenti tra i coniugi, facciamo un cattivo servizio alle nostre parti. Quindi riportiamo, li trasciniamo in giudizi
che magari si possono, con un po' più di buonsenso, si potevano evitare con un pochino più di disponibilità, magari con qualche rinuncia reciproca, si potevano evitare e sicuramente ci si guadagna in qualità di vita. Certo, il buonsenso, aiuta sempre in situazioni difficili e di conflittualità estrema, ma il grosso paradosso lo sa qual è, avvocato Meliti, che di recente mi capita di sentire di coppie e persone che si sono separate, nonostante la separazione, nonostante il divorzio, nonostante siano lontani da tanti anni, ma uniti a causa dei figli, so di uomini che dicono di essere ancora innamorati della moglie o di coppie che ritornano insieme ma vivono da separati in casa perché più comodo così. Tutto questo a dimostrazione che gli equilibri non sono mai definitivi, nelle relazioni e che non è mai detta l'ultima finché si è in vita, insomma. Questo è vero, purtroppo i numeri sono sempre bassi delle riconciliazioni, però ci sono casi in cui effettivamente, soprattutto tra il periodo della separazione e divorzio, si possa arrivare a un ripensamento. Magari quello che sembrava il nuovo grande amore della propria vita ci si rende conto che effettivamente non era certamente meglio della persona con cui vivevamo da tanti anni, che ci conosceva a fondo. E quindi si può tornare indietro sui propri passi. Non Si sempre accade. retrocede, soprattutto se di mezzo ci sono i figli, si risparmia tornando a vivere insieme, tornando alla questione economica. Tanto comunque bisogna parlarsi, bisogna vedersi perché di mezzo ci sono i ragazzi, può essere una soluzione se si sta bene, se la convivenza è serena. Dati bassi circa le separazioni e i divorzi, ne abbiamo parlato con l'avvocato Marco Melitti che ringrazio, risentirci alla prossima, avvocato, buon lavoro. E buona giornata. E Grazie a voi e alla prossima. a risentirci, dati positivi per quello che riguarda anche gli screening femminili. Parleremo tra poco della Come in Italia, che voi conoscete già. La pandemia continua a rallentare le diagnosi e la cura del tumore al seno. Gli screening sono diminuiti del 35% e già adesso oltre 3.000 delle 56.000 donne che affronteranno un tumore al seno in Italia nel 2021 arriveranno alla diagnosi più in ritardo. Anche le cure sono state fortemente rallentate e rese più difficili. C'è bisogno di un impegno straordinario e ci sono già delle iniziative che Comen ha pensato per aiutare le donne. Diminuzione degli screening, diminuzione della malattia, sì o no? Lo scopriremo tra poco con il direttore generale della Comen Italia che è Bianca Casieri e sarà in diretta con noi su Cusano Italia TV.